Love is like a never-ending story that we have left untold. And as we grow, we live to let the story speak. Oggi prepariamo il filetto di rombo in tortelli di patate su salsa d'asparagi di zambana con emulsione alla nocciola. Iniziamo col preparare le patate tagliandole a julienne, magari con l'aiuto di una grattugia. Le mettiamo sotto l'acqua corrente così perdono l'amido, le asciughiamo bene. Nel frattempo saliamo e prepariamo i filetti di rombo, mettiamo un po' di fecole di patate così aiuta alla patata ad aderire meglio al filetto. Scaldiamo bene una padella di, in questo caso, di rame con dell'olio extravergine d'oliva. Poniamo i filetti dalla parte della patata a contatto con l'olio extravergine d'oliva e facciamo cuocere finché la patata risulti croccante e assuma un colore dorato. Arrivati a questo punto, togliamo il filetto di rombo dalla padella e lo poniamo su una pirofila, magari un po' spennellata con del burro fuso, e lo poniamo in forno per altri 5 minuti a 170 gradi. A questo punto vi elenco il procedimento per fare la salsa d'asparagi. Prendiamo un pentolino di rame, aggiungiamo dell'olio extravergine d'oliva, mettiamo del porro tagliato a quadretti, un po' di cipolla tritata, uno spicchio d'aglio, aggiungiamo gli asparagi di zambana e le patate della Val di Gresta. Sfumiamo con del vino bianco secco della Val d'Adige, aggiungiamo del brodo vegetale, insaporiamo con del sale e del pepe, frulliamo tutto, passiamo tutto al frullatore e infine mettiamo del latte e della panna montata al momento di servire la salsa. A questo punto vi elenco il procedimento per fare l'emulsione alla nocciola. In un pentolino di rame mettiamo dell'olio extravergine d'oliva e mettiamo della carota, del sedano e della cipolla tagliata a quadretti, uno spicchio d'aglio in camicia. Rosoliamo il tutto, aggiungiamo un po' di farina e facciamo tostare, mettiamo del vino bianco secco, lo facciamo ridurre del 50% e aggiungiamo del brodo di pesce ricavato dalle lische del rombo che abbiamo sfilettato in precedenza. Facciamo ancora ridurre di un 20% e passiamo tutto al colino. Arrivati a questo punto, e regoliamo la densità con l'aiuto di un po' di fecole di patate e prima di finire aggiungiamo il latte e un po' di panna liquida. E leviamo il rombo dal forno, mettiamo la salsa di asparagi a specchio sul piatto e montiamo la salsa alla nocciola con l'aiuto di un frullatore immersione, così la rende più schiumosa, e andiamo a finire, diciamo, con questo decoro, e nello stesso tempo è una salsa di abbinamento a questo piatto, il filetto di rombo in tortelli di patate con gli asparagi di zambana e questa emulsione alla nocciola. Yeah.